Lago di Ginevra, giugno 1816. In una villa si ritrovano cinque strani personaggi. Uno è George Byron, l'altro suo amico medico John Polidori, il terzo è Percy Shelley, la quarta è Mary Shelley, la sua moglie, e la quinta è Claire, che è la sorellastra di Mary. Fa brutto tempo, si potrebbe dire era una notte buia e tempestosa, così come cominciano molti romanzi dell'orrore, e i cinque decidono di fare un gioco. Scrivere il più terribile romanzo che possono. Alla fine soltanto una, Mary Shelley, va avanti nell'impresa e ne verrà fuori Frankenstein o il moderno Prometeo. La cosa incredibile è che quando Mary Shelley scrive Frankenstein ha soltanto 19 anni, è un adolescente. E all'inizio non firma, nella prima edizione che esce nel 1818 non c'è il suo nome, non firma il libro. Le verrà riconosciuto, o meglio se ne approprierà, soltanto più tardi. Tutti all'inizio pensano che il libro sia opera del marito, di Percy. Alcuni pensano perfino che sia opera di Byron. La realtà è che invece, per quanto incredibile possa sembrare a tutti e perfino a lei, che in una lettera poi scriverà ancora non capisco come abbia fatto a riuscire a scrivere quello che ho scritto, sia davvero lei l'autrice di Frankenstein. Subito dopo lei e Percy Shelley partono, fanno un lungo viaggio in Italia. Un viaggio tragico perché Percy Shelley muore annegato al largo della spiaggia di Viareggio e lì cominciano le peregrinazioni di Mary, che alla fine torna a Londra e per quanto in ritardo raccoglie gli onori del trionfo per aver scritto un libro così profetico. Molto contemporaneo, molto più vicino a noi di quanto non lo fosse all'Inghilterra e al mondo della prima metà dell'Ottocento, ma questo non le basterà per garantirsi una vita agiata. Cercherà di scrivere altre cose, nessuna delle quali avrà mai il successo di Frankenstein.